Oggi vi mostro come preparare questi fagioli con tonno e pomodori da mangiare così, di cattiveria con il pane. Ho scamiciato e tagliato a fettine sottili uno spicchio di aglio e poi in una padella ho messo l'olio di oliva del tonno e le fettine di aglio che ho lasciato soffriggere per alcuni minuti. Poi nel frattempo ho tagliato dei pomodori. Io ne uso due dal peso complessivo di circa 300 grammi. Comunque potete utilizzare anche dei pelati o della passata di pomodoro. Io dai pomodori ho tolto solo la parte dove stavano attaccati sulla pianta, quella vicino al picciolo. Bisogna cuocerli per circa mezz'oretta, ovvero si devono spappolare così. Ho ottenuto questo risultato. Se vi danno fastidio le bucce di pomodoro, potete frullarle con il mini pinner se non avete sbucciato in precedenza i pomodori. Poi ho aggiunto le scatolette, prima il tonno e poi ho aggiunto i fagioli. Ho utilizzato i fagioli cannellini provenienti dalla lattina, che sono più comodi. Io li ho solo scolati e sciacquati sotto acqua corrente prima di aggiungerli alla pentola. Ho aggiunto anche del sale e un pochettino di brodo vegetale, ma veramente poco. Poi ho diviso le foglie del prezzemolo dai gambi, che sono andata a tagliare per poi aggiungerli in cottura nella pentola. E dopo circa una decina di minuti io ho spento il fuoco e ho aggiunto a crudo il prezzemolo che avevo tagliato con la mezzaluna. Ho aggiunto anche un po' di peperoncino in polvere. Cuocete tutto con il coperchio. Io non ho avuto bisogno di aggiungere acqua per questa ricetta, ma se vi serve aggiungetela. Vi aspetto nel mio prossimo video. Ciao!